Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario TurboCo. Informazioni commerciali. Titolare: Agrolabo S.p.A. Concessionario. Agrolabo S.p.A. Confezioni TurboCos 20 kg, formulazione 1 kg, cobalto, carbonato basico di cobalto, monoidrato e 300 mg. Dichiarazioni supplementari. L'autolisato essiccato di lievito ha il seguente contenuto medio in aminoacidi, mg/1000 g, lisina 28930, metionina 5786, cistina 5786, triptofano 6838. Valina 22.092, leucina 30.508, isoleucina 17.884, istidina 11.046, treonina 23.144, fenilalanina 18.410, acido aspartico 39.450, serina 28.404, acido glutammico 71.010, prolina 26.826, glicina 21.566, tirosina 14.728, arginina 22.092, alanina 31.560. Componenti. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi, oli e grassi di origine vegetale, autolisato essiccato di lievito, prodotti e sottoprodotti di cereali in grani, minerali. Indicazioni. Mangime complementare per bovini, ovini, caprini, bufalini. Si usa per apportare proteine ed energia nelle fasi di ingrasso in quanto contiene acidi grassi ruminoprotetti e aminoacidi, metionina e lisina protette, che migliorano l'incremento del peso dell'animale ed in particolare favoriscono la crescita delle masse muscolari. Posologia. Somministrare, accuratamente miscelato al mangime, alla dose di chilogrammi 1-2 per 100 kg di alimento completo, pari a circa G100-200 per capo al giorno. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.